Metal detector in funzione ai 4 ingressi del Duomo di Firenze, installati a inizio settimana, sono entrati in funzione martedì mattina. La misura rientra nella piano sicurezza dell'Opera di Santa Maria del Fiore, che cura Cattedrale, Battistero, Campanile di Giotto e relativo museo. Il programma, che ha previsto un periodo di prova iniziale con metal detector palmari in mano agli addetti agli accessi dei monumenti, prevede che entro Pasqua siano in funzione 7 metal detector a varco. Oltre a quelli del Duomo, dunque, verranno attivati agli ingressi di Battistero, Campanile e Museo. Diciamo che quello un po' più difficoltoso in questo momento è l'installazione della porta metal detector all'interno del Campanile, perché ci sono un po' di problemi logistici che comunque verranno senz'altro risolti a breve, e contiamo di ultimare anche quella porta lì entro la Santa Pasqua. Questo, spiega l'Opera, renderà più efficaci i controlli di sicurezza e ridurrà i tempi di attesa. I dispositivi utilizzati sono di ultima generazione, dello stesso tipo di quelli impiegati negli aeroporti internazionali di tutto il mondo. Dallo scorso dicembre l'Opera ha inoltre potenziato il personale addetto ai controlli in servizio agli ingressi dei monumenti ed è in via di realizzazione un deposito bagagli che permetterà ai visitatori di lasciare valigie, zaini, grandi borse, il cui controllo rallenta notevolmente l'accesso ai monumenti, visitati ogni anno da circa 1.400.000 persone provenienti da tutto il globo. Vogliamo che l'accesso sia realmente sicuro, e con questo sistema di porte senz'altro abbiamo migliorato di molto la sicurezza all'interno della Basilica, all'interno del museo, della cupola, del campanile e del battistero.